件でお受けします42. Ciao a tutti amici di Lega Nerd, sono tornato qui per questa piccola puntata, piccola insomma, questo ritorno di Kessel Run e sono qui con Laurin, che è un'editrice, una delle giornaliste di Lega Nerd, super esperta di cinema giapponese, orientale, conosce la lingua, insomma ci sguazza dalla mattina alla sera, per cui chi meglio di lei a far da spalla a un fan di Star Wars che oltre a quello fa fatica a andare, per cui insomma... Lauren, conto su di te, io ci metto l'entusiasmo e il mio gas, però conto che sulla ciccia ci pensi te, ecco, insomma, bene, è importante. Allora, direi che partirei subito col raccontare un po' tutti i 9 episodi, come li abbiamo vissuti, cosa ne pensiamo e via dicendo, senza dilungarci più di tanto, ma insomma, arrivando al succo. Ecco, Star Wars Visions, facciamo un piccolo cappello, è una serie animata decisamente originale, non è canonica per il momento, cosa fondamentale esatto. Per il fan hardcore di Star Wars, sono episodi che se qualcuno può, in effetti potrebbe essere canonico, non lo sapremo mai probabilmente, ma gli altri, effettivamente molti degli altri, sono esercizi di stile basati su quello che gli studi hanno voluto raccontare a loro modo Star Wars. Per cui, secondo me, non so neanche se l'ho detto proprio in un italiano correttissimo questa cosa. Sì, però, sì, sì, certo. Vabbè, comunque, insomma, ogni studio si è divertito a dire la sua esatto. Su Star Wars in maniera completamente libera. Infatti io trovo che questa serie, questo Star Wars Vision abbia questo enorme pregio di avere un'enorme libertà e un enorme divertimento e trasmettere tantissima passione, cosa che non è una cosa abbastanza anomala che Lucasfilm possa dare la possibilità a questi studi di anime giapponesi di fare quello che vogliono. E esatto. Io li ho definiti come una sorta di fan film di Star Wars fatti da professionisti e di realizzatori di anime. Cosa ne pensi, Laurin? Un discorso generale sulla serie? Allora, il discorso generale, come sappiamo, sono 9 episodi e 7 studi diversi. E in pratica quello che sono riusciti a fare è avere ognuno una visione propria su degli aspetti della saga di Star Wars, non solo, ma anche portando appunto gli elementi tipici di ognuno dei loro studi e evolvendolo in qualche modo in un linguaggio che era già stato, diciamo, codificato dalla saga che tutti noi conosciamo e amiamo. E la cosa secondo me che colpisce di più è appunto l'aver creato una sorta di una sorta di montagna russa, perché comunque ogni episodio ha un suo modo di intendere e viaggiare in questa dimensione spaziale totalmente nuova. Quindi ci sono sia aspetti molto più solo sulle battaglie, sugli scontri, aspetti molto più emotivi e introspettivi di alcuni episodi e che rispettano ognuno anche la filosofia poi di base degli studi che ci sono dietro. Quindi è stata una serie antologica, un lavoro davvero libero e innovativo e spero che ci sarà un seguito soprattutto. Ma io spero con tutto il cuore, anche perché vorrei vedere altri studi, magari anche qualcosa che si ripeta di questi studi, anche perché, come dicevi tu, sono 7 studi e non 9, un paio di studi hanno avuto la possibilità di fare 2 episodi e esatto. In entrambi i casi sono completamente diversi, per cui di fatto sono comunque 9 esercizi di stile, uno completamente diverso dall'altro. Io conto di vedere la seconda stagione, conto di vedere altri studi che dicono la loro, ci fanno vedere la loro, ma mi trovi assolutamente d'accordo, hai descritto perfettamente la mia sensazione, cioè questa cosa della montagna russa, sia a livello visivo, sia a livello di realizzazione, sia a livello anche di emotività che ogni episodio trasmette. Esatto, poi insomma, sì. A seconda di cosa ti piace, poi chiaramente una cosa ti colpisce di più e una di meno, a seconda se sei più sentimentale o più portato verso l'azione, chiaramente puoi preferire più un episodio di un altro, però penso che io, se si può esprimere un'opinione personale, penso che il lavoro migliore sia stato fatto dallo studio di Science Haru, perché è sia potente dal punto di vista della grafica, dei disegni, che dal punto di vista proprio narrativo, cioè che la storia, anche se breve, perché alla fine sono tutti episodi molto brevi, vanno massimo da 13 fino a 20 minuti,
riesce a darti comunque una storia completa, che magari altri episodi dici come è già finito, e invece lì c'hai proprio una cosa che va da un punto A a un punto B e ti racconta esattamente quello che ti vuole raccontare. Ma lo studio di cui parli è lo studio che ha realizzato T-Obi-Wan esatto. Giusto? Sì, esatto. Tra l'altro, avendolo visto più volte in giapponese, in inglese, no? È il classico da fare. È il modo migliore per vederlo. Sì. Esatto. E devo dire che più li guardo e più cambio opinione da episodio in episodio. Per esempio, nella prima visione, quello che mi aveva, non dico convinto meno, ma quello a cui avevo prestato meno attenzione, che era Akakiri, è l'ultimo, nel rivederlo nelle varie lingue, nel rivederlo ancora, mi è salito parecchio in questa classifica che non riesco ancora a definire, proprio sì. per questo tipo di linguaggio, per questo suo essere un po' particolare. Ma comunque, stiamo già andando avanti a parlare degli episodi. Partiamo direttamente dal principio, The Duel, il duello, il mio preferito, perché anche il più, forse è un po' più il più pop, se vogliamo, il più adulto, sì. Il più ruffiano, forse, per quello che riguarda la mia generazione, gli attuali vecchi boomer che sono nati con Star Wars del 77, vedere quello che nei primi Star Wars era solo un po' accennato, cioè questo samurai, no? Cioè, fa parte della saga, ma non è così approfondito. Vederli invece realizzato al 120% con quello stile, alla maniera dei Ciambara di questi film, sì. Che poi hanno ispirato direttamente Star Wars, come La Fortezza Nascosta, se non ricordo male. Sì, sì. Questo poi dovrebbe essere più o meno La Sfida dei Samurai, Yojimbo. Esatto. Il Duello Silenzioso e anche I Sette Samurai riprende molto da Akira Kurosawa, insomma, la lezione proprio anche dello stile in bianco e nero, della grafica che hanno usato. E hanno fatto bene a definirla la lettera d'amore a Star Wars, il duello, perché in effetti potevano iniziare in maniera migliore. Assolutamente. E poi questi vigliacchi dei doppiatori italiani, che saluto e che ringrazio, hanno messo come voce del Ronin Dario Mete, se non ricordo male, che è la voce del Mandaloriano. Per cui già l'atmosfera un po' poteva riportare, no, a quello che abbiamo visto nella serie TV The Mandalorian, un po' a Star Wars, i Jedi, poi gli mette anche la voce, insomma è stato veramente un bellissimo omaggio. A me è piaciuto da impazzire, anche perché è quello che visivamente, secondo me, è il più singolare, il più particolare, questo bianco e nero, sorta di pastello con la filigrana, con la grana della pellicola rovinata, come se fossero veramente i film anni 50, sì. 60 giapponesi, anche un po' sfocati. Il titolo in Aura Bash, versione giapponese, a tutto schermo. Spettacolo. L'idea di trasportare le luci in colori, per cui tutte le luci, tutte le fonti luminose sono colorate. È l'unico colore, sì. Esatto, in bianco e nero. Anche perché, voglio dire, la spada laser non la puoi fare in bianco e nero. No, esatto. Per cui, insomma, non ho potuto fare altro che esaltarmi e guardarlo diverse volte, perché per il mio gusto personale mi rappresenta pieno. È esattamente lo Star Wars che io vorrei, un po' Rogue One, un po' combattimenti Star Wars classici con le spade laser, Star Wars alla vecchia, The Mandalorian. Per cui mi è piaciuto da impazzire, ho adorato le citazioni, ho adorato il design, la scenografia, ci sono tutte le capanne, ogni cosa, se voi vi soffermate, fate pausa, trovate delle particolarità che sono state dettagli, certo. Dettagli assurdi. Molti non ci hanno fatto caso, ma nella piazza dove combattono c'è praticamente la replica in versione del giapponese feudale del Chinese Theater col poster di Star Wars del 77. Sì, non si nota, sì. È meraviglioso. Solo se la fermi, esatto, solo se la fermi lo vedi. Oppure i supporti che tengono i tetti delle baracche sono le gambe degli AT-ST e via dicendo. Insomma, è un incredibile omaggio a tutto quello che è la saga, ma soprattutto colpisce in pieno il design di questi, come posso dire, briganti con le armature da Stormtrooper, sia della vecchia trilogia che della trilogia sequel, rivisitate completamente, rotte, no? Che se le sono messe dopo.
insomma, è veramente un'enorme lettera d'amore per quello che per me, e qui si sarebbe da fare una puntata solo per capire che cosa a noi piace di Star Wars, a me onestamente mi ha fatto impazzire, trovo che sia veramente un lavoro eccezionale, ecco. Sì, 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 sì. E senti, a proposito di quello che dicevi, appunto, non si capisce mai bene in che periodo, diciamo, vuole ambientare la situazione, perché è chiaro che ci sono riferimenti al Giappone medievale, al periodo Edo e anche a quelli che dicevi te di Star Wars, però c'è sempre questo, diciamo, come hai detto tu, esercizio di stile che ci impedisce, no, una collocazione precisa, perché si vuole giocare un po' con tutti gli elementi, si vuole avere una tavolozza di colori Star Wars completa, senza togliersene nessuno. E la cosa bella di questo episodio è che non solo ci sono i disegni di Takashi Okazi, che è quello che ha, diciamo, già fatto, conosciuto per Afro Samurai, per esempio, non so se l'hai mai visto o sentito nominare, sono un po' meno conosciuti come titoli in Italia, e anche Summer Wars, che appunto riprendono un po' questi temi dei combattimenti, però in stile antico, quindi non troppo movimentati, ma sempre con lo studio, no, del nemico, sia psicologico che sul campo di battaglia, che quindi è molto interessante perché non è solo azione, azione, azione e poi fine, ecco. E, sì, sì. Esatto. Un'altra cosa che mi è piaciuta, mi ha divertito e mi ha fatto anche specie, è che hanno sdoganato i tacchi a spillo nella, sì, saga di Star Wars. Esatto, spettacolo. Con un villain veramente, secondo me, eccezionale, studiatissimo, che è allo stesso tempo Sith al 100%, ma è anche proprio giapponese, cultura giapponese, per non considerare alcune scelte di regia meravigliose, quando lei si toglie il cappuccio di fianco che mostra questa sua capelli, sì, afro-bianca, e quando loro cominciano a combattere con le spade laser, noi vediamo solo il mantello che vola lontano, insomma, ci sono delle cose veramente strepitose. Anche tamarre belle come il droide con la Gatling, o il Tusken che fa da cecchino, che fa il classico gesto, e mentre lo fa viene folgorato da mille blaster, il Dug di Sebulba che pilota questa astronave con tutte le catene attaccate, insomma è veramente un tripudio di citazione, di passione e di amore per la saga, accompagnato da una colonna sonora, secondo me, estremamente ispirata al lavoro di John Williams, ma che in momenti di pausa diventa classico giapponese. Dopo che il Ronin uccide la Sith, c'è quel momento con, non so come si chiama lo strumento, ma questa sorta di chitarra, no? Molto. Sì, è tipo il Sith, è come se fosse il Sith. Infatti sì, prende sia da John Williams che da Fumio Ayazaka, che appunto ha questo stile di musica proprio qua, quindi è bello perché c'è anche questa fusione occidente e oriente anche dal punto di vista della colonna sonora, che è fantastico. Tantissima roba. Il sonoro è pauroso, perché le spade laser suonano come se ce l'avessi accanto. Mamma mia, anche perché hanno trovato questa roba surreale dello sfoderare la lightsaber e non di accenderla. Esatto. E quando, come se fosse la spada. Esatto, come se fosse una vera katana giapponese, ma quando la rinfila c'è un suono nuovo che noi non abbiamo mai sentito. Vero. Che rimbomba all'interno del fodero mentre viene chiusa. Esatto. Tutti questi dettagli per me sono assolutamente strepitosi, senza contare le grandi citazioni ai film della saga, come il combattimento sul tronco, sì, che porta sul lago di Mustafar, oppure lo stesso Sith che, quando vede al di là della cascata la lightsaber, tocca la cascata prima di entrare, che è lo stesso gesto che compie Darth Maul, se non ricordo male, in episodio 1, quando c'è la barriera e c'è Qui-Gon estremamente orientale in ginocchio che medita prima di combattere. Per cui, insomma, primo episodio, direi promosso. Esatto. Per i voti. Cosa bene. Adesso la studio... tua critica mi sembra di capire che non è proprio come la mia, ma è comunque... Sì, allora, sì, vabbè, questo episodio è sicuramente tra i primi in classifica, anche perché considera che sono una grande fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo, quindi lo studio Kamikaze Dauga in questo caso ha fatto un lavoro strepitoso, perché considera la caratterizzazione dei personaggi che hanno loro di solito, che sono sempre molto colorati, eccessivi, ognuno proprio con la sua propria identità che non riesce assolutamente a nascondere. E la stessa cosa hanno fatto qui, come dicevi te, no? Con lei che si presenta con questo tacco, poi improvvisamente il capello che si libera,
poi anche il fatto di far vedere questo combattimento che è molto classico, no? Il cattivo che sa già che ce la può fare, però poi viene fregato dalla rabbia che prova, no? Nel voler per forza distruggere l'avversario e perde quella concentrazione, appunto, che invece in questo caso è essenziale. E poi il colpo di scena alla fine, quando si scopre che lui non è uno dei buoni, tra virgolette, quindi ancora meglio, perché c'è anche un ribaltamento di una cosa che in Star Wars non era ancora mai successa. Quindi... Soprattutto ti lascia un ulteriore dubbio, perché questa rivelazione si scopre subito all'inizio, quando lui sfodera la katana e esatto. Dice: ma non sei un Jedi. Però allo stesso tempo, come spettatore, io mi sono trovato in difficoltà, perché dicevo: ok, lei è la tipica Jedi malvagia, spietata. Esatto. Lui però sta difendendo il villaggio, come fa Clint Eastwood per un pugno di dollari. Esatto. Ricordiamoci che anche per un pugno di dollari è ispirato dalla sfida del samurai, per cui sì. Insomma, qui siamo rasentiamo la perfezione per quello che riguarda la mia cultura cinematografica. Ma alla fine, quando si vede che lui in effetti dice che è un Sith, ma però continua a farci questo cortocircuito, perché alla fine lui ha aiutato il villaggio, dona un cristallo Kyber, rigorosamente Sith, perché li ha tutti rossi, esatto. Per aiutare appunto il nuovo capo del villaggio, che è il bambino. Anche questa cosa di far vedere il padre, non ho capito se sia malato o morto, è potentissima secondo sì, me. Sì. E gli regala il cristallo per aiutarlo nel portare avanti e per salvare il villaggio. Per cui esatto. È veramente, da un certo punto di vista... Ti spiazza, esatto. Perché dici: allora evidentemente non è obbligatorio essere Sith ed essere malvagio, vero che esatto. Noi abbiamo imparato con Vader, che poi si elimina, eccetera eccetera, ma in questo caso è molto 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 diverso, per cui primo episodio direi tanto di cappello. Esatto. Passerei al secondo, Laurin, sì, perché sì. È il più discusso. Vedo... Sì, il più criticato, dai, diciamo più la criticato, verità. Esatto. anche Simone ci è andato giù proprio diretto nella recensione del Netflix. Sì, l'ho detto. Ci è andato giù come un caterpillar. Io, come al solito, non sono mai molto d'accordo con Simone, ma è normale, ormai si scherza. Però mi rendo conto che... Tatooine Rhapsody è probabilmente, insieme a The Obi-Wan, sono quelli con un target un po' più giovanile, se vogliamo. Sì, sì. Diciamo che Colorido Studio ha queste premesse, nel senso che non ci si aspetta un lavoro diverso. Mi spiego meglio. Colorido Studio è quello di A Whisker Away, Bleach e Band the Witch, che sono tutti comunque molto recenti come storie, no? E anche il modo di presentarsi è, come dici te, forse destinato a un pubblico più giovanile, ma non necessariamente, diciamo che sono semplicemente scelte stilistiche, come dicevi te, no? Siccome uno dei temi più trattato probabilmente in qualsiasi anime, qualsiasi manga, è molto spesso legato alla musica. Ora vediamo quelli più famosi, che purtroppo sono rimasti anche incompiuti, sto pensando a Nana della Yazawa, piuttosto che Paradise Kiss, sempre della Yazawa, hanno sempre trattato dei temi che fossero legati alla musica, perché il Giappone è comunque... ha una cultura spaziale su questa cosa, sia della musica a livello classico che la formazione moderna. Quindi in realtà a livello musicale, anche come se uno volesse fare da finto critico musicale dell'episodio, la musica presente in Rhapsody su Tatooine è fantastica, perché è veramente innovativa e è impossibile che non ti piaccia. Magari non ti piace a livello stilistico la storia dell'episodio, perché dici: ok, che storia è che questi hanno una band, con Star Wars che cosa c'entra, eccetera eccetera, però in realtà è bello tutto l'insieme, perché quello che ti dimostra è che la musica unisce tutti, persino nello spazio. Quindi il messaggio semplice e subliminale è quello, quindi alla fine penso che sia arrivato forse in maniera sì più destinata magari a un pubblico che è legato a questi temi qui, però secondo me è proprio una questione di stile e di scelta, come dicevi te prima. Ma io sono stra d'accordo con te, e ti dirò che questa è stata proprio la conferma che Star Wars Visions è una vera e propria montagna russa, perché mettere Tatooine Rhapsody subito dopo Duel sì. è una dimostrazione, è un azzardo. Ok, adesso vi spieghiamo che cos'è Star Wars Visions.
Esatto. E a me mi ha colpito tantissimo, io sono sempre di manica larga, ma mi è piaciuto da impazzire e mi ha anche commosso da un certo punto di vista, perché al di là che io sono un musicista, sono sempre stato. Ah, bello, non lo sapevo questo. Sono fermo da anni, ma batteria e voce urlata, non c'entra niente con la melodia, ma va bene lo stesso, ha fatto parte di una gran parte della mia vita, e l'ambiente era quello del punk, hardcore, insomma, sì, esatto. Un po' d'accento sociale, per cui al tempo si suonava solo o quasi nei centri sociali, nelle discoteche. Vero, vero, verissimo. Per cui questo, se ascoltate il pezzo in inglese, sembra un pezzo dei Green Day fatto e finito, cioè un pezzo, esatto. Punk, in Giappone viene chiamato J-pop, J-rock, J-pop, sì, esatto. Vira un po' anche all'alternative in questo caso, però sì. Ci sta, ed è un pezzo alla Blink 182, alla Green Day, per cui è un bel pezzo punk che mi è piaciuto da matti e mi ha riportato un po' in quel mood che ho vissuto io 30 anni fa ormai. Ma mi è piaciuto tantissimo anche per il rapporto che si crea di amicizia tra il protagonista e il bassista Hat, che è meraviglioso, che è bellissimo, sì. Il Jabba che suona il basso, che spara le fiamme, per cui io credo di aver capito subito l'idea di questo corto animato, ed è probabilmente l'unico, forse, metto sempre il forse perché bisognerebbe analizzarli millimetro per millimetro, è l'unico che potrebbe essere canonico, ed è sicuramente ambientato dopo l'ordine 66, vediamo l'inizio che comincia con l'ordine 66, vediamo perfettamente sì. I clone trooper fase 1 caduti, uccisi dagli Jedi, vediamo lui che scappa da quello che sembra il tempio di Coruscant, per cui direi che lo piazzo lì, e poi vediamo comunque Tatooine, loro che suonano prima della gara di Pod Racer a Tatooine con Jabba. Fantastico. Che assiste, dai, diventa il nostro manager, la coda di Jabba che sbatte a tempo, sì. Mamma, perché muove la testa, ma anche il design stesso, per me è stata bellissima, cioè vederlo dopo il duello mi ha divertito da matti, mi è piaciuto, mi ha appassionato, mi ha anche commosso appunto per questa dimostrazione di amicizia, perché chi non ha mai suonato in una band, questa cosa non la può capire, e questo rappresenta l'affiatamento che si forma in una band in maniera sicuramente un po' alta, perché proprio in questo caso sono una famiglia, poi vanno in giro con l'astronave che diventa, sì, il palco, cioè ci sono mille, bellissimo, mille. Per cui a me è uno di quelli che mi è piaciuto di più, ma faccio fatica a dire cosa non mi sia piaciuto. Questo, esatto, è uno di quelli che mi è piaciuto subito, proprio perché me lo sono sentito mio. Ciliegina sulla torta è il microfono, che è la lightsaber che non va, e lui lo converte a microfono, appunto, che alla fine lo guarda strano e lui dice: no, non è, è soltanto un microfono. Si vede il tondino, la spugnetta fatta a guardare la spada laser. Per cui, io ho fatto fatica a non gradirlo. Poi è anche l'unico episodio in cui vediamo personaggi della trilogia: Boba Fett, Plato, Barada, Nikto, tutti belli in fila, Jabba, Bib Fortuna, la bassista che ha la gamba di un colore diverso, per citarci tre più. Insomma, anche qui si vede dettagli, esatto, a non finire. E Boba Fett, se non sbaglio, è doppiato in inglese da Temuera Morrison, non so se... Esattamente, esatto. E in italiano da Alessandro Baldico. Esatto. È il suo doppiatore. E ricorda un po', non so se te lo ricordi, un fumetto che uscì un po' di anni fa ormai, Monster Allergy. Te lo ricordi il protagonista di Monster Allergy, che aveva un po' questa faccia un po' triste, con gli occhi in giù e questi capelli spiaccicati addosso? Ecco, mi ha ricordato un po' anche quello, sicché anche a me ha fatto subito effetto nostalgia, come dicevi. E, insomma, è spettacolare alla fine. Poi sì, è diverso da tutti gli altri e... perché no, insomma, ognuno, esatto, doveva dare la sua visione. No, perché no, io probabilmente se fosse stato in loro avrei fatto la stessa identica cosa. Ma poi anche raccontare la tragedia di questo ex Jedi, cioè queste cose secondo me non vanno sottovalutate. Poi avere anche aggiunto nuovi personaggi come il batterista con tre torsi, cioè... Bello, lui era il mio preferito, devo essere sincera. Si sono proprio sbizzarriti divertendosi, ma allo stesso tempo rimanendo in un bel binario che appunto può farci ritornare un pochino al canone, per cui per me ottima coppia. Esatto. Poi arriva un'altra coppia nei gemelli. Sì.
che sono un po' più cattivi, però. E qui è la prima puntata di Studio Trigger, che poi tornerà per il vecchio tra qualche episodio. E Studio Trigger, diciamo, mantiene anche qui il suo stile, perché il disegno ricorda tantissimo Sword Art Online. Non so se hai seguito qualche puntata, cioè su Netflix. Non li seguo, ma ho visto è una storia un po' assurda, perché sono dei personaggi che rimangono intrappolati in un videogioco, e se muoiono nel videogioco muoiono anche nella realtà, quindi anche lì è già un tema abbastanza potente come anime. E poi, per chi l'ha visto, anche Promare, che invece è il film anime sempre del Trigger, di Studio Trigger, che è fantastico, perché diciamo riescono sempre a trattare temi potenti, come in questo caso dei gemelli, che c'è uno scontro sempre all'interno di della famiglia, no? Di persone che hanno comunque dei legami di sangue, però sono profondamente diversi gli uni dagli altri, e in questo caso lo dimostra abbastanza visivamente l'episodio, perché da una parte c'è una persona che non accetta di essere stato scelto per un ruolo, e dall'altra una persona invece che si è rispecchiata solo in quello. Infatti c'è una forte incomunicabilità di fondo tra i due personaggi, perché non riescono a capirsi su questa cosa, e da lì arriva appunto lo scontro violento in tutti i sensi. E anche in questo caso a salvare un po' le situazioni sono sempre i droidi che intervengono, perché giustamente lo scontro umano in sé per sé è forse il più violento di tutti, anche molto più violento di quello dei robot in generale. E niente, anche qui c'è Little Witch Academia anche come ispirazione, sempre dello Studio Trigger, che è più recente come titolo, e ha un disegno un po' più semplice, che arriva sì all'animazione 2D, però sfrutta molto anche tutto quello che viene usato poi computerizzato e aggiunto più tardi, che sono tutti appunto gli effetti sia dello scontro tra la forza, che c'è quella scena micidiale dove loro si affrontano un po' anche, boh, se vogliamo richiama un po' anche stile Harry Potter, quando le bacchette fanno il contatto, e la stessa cosa funziona con la forza. E anche qui colpisce molto, chiaramente qui forse a me ha dato un po' più il senso di voglio sapere che cosa succede dopo questo episodio qui. L'ho trovato molto ok, e quindi adesso che cosa succederà? Però insomma la storia è bella comunque. Questo qui è uno di quelli che mi ha divertito di più, perché è forse il più esagerato. Si va in quel campo da newbo quale sono del mondo anime, nel mondo Dragon Ball, dove non ci sono regole della fisica. Già in Star Wars le regole della fisica sono molto, molto labili, ma qui proprio non c'è il minimo interesse di seguire delle regole della fisica. Si respira nello spazio, insomma, è veramente spinto al massimo, un coraggio per quello che riguarda Star Wars. Ricordiamoci che siamo in un campo minato, in teoria. Lucasfilm è delusissima della sua proprietà intellettuale, esatto, di Star Wars, per cui vedere una roba come questa, in cui vediamo una che mentre vola nello spazio spara le blasterate dai tacchi a spillo, significa proprio che la Lucasfilm gli ha detto non mi interessa, voi che cosa fai, esatto. Per cui a me è piaciuto da morire, mi è piaciuto da impazzire il design, forse uno di quelli che mi ha colpito di più, ma perché io prediligo questa sorta di cubettoni, di new school. Sì, no? Sì, è molto netto, esatto, mi piace da matti. E mi è piaciuta anche la reinterpretazione da un certo punto di vista degli Storm, delle loro armi, quasi surreale, bellissimi due costumi che entrambi rappresentano un po' il design di quello che potrebbe essere Darth Vader con gli Stormtrooper, per cui sono due costumi originali ma allo stesso tempo sono evidentemente Star Warsiani. La rivisitazione un po' di questa di quest'idea di questo mega astronave doppio che distrugge i pianeti come la Morte Nera. E mi è piaciuto da matti l'integrazione di alcune scene, come dicevi tu, Harry Potter, ma soprattutto Gli Ultimi Jedi, film che io non ho purtroppo gradito, ma che qui viene citato in maniera estremamente elegante e sensata. Cioè,
tra di noi, che non, molti di noi non sono fan degli ultimi Jedi, l'abbiamo nominato The Twins, gli ultimi Jedi bello. Esatto. Giusto per scherzare. Però sì, sì, la parte quando cominciano a pestarsi con tutte queste spade laser gommose, queste sei braccia, la Grievous, sì, tipo, che sparano, esatto, la spada laser che viene integrata con parte del cristallo Kyber potentissimo, che in uno Star Destroyer, andando a velocità luce, diventa immensa e sega lo Star Destroyer in due. È una roba che è anche difficile da dire. Da immaginare, sì. Ma funziona in un contesto del genere, secondo me funziona. Poi questo finale, come dicevi tu, è estremamente aperto, ma non è l'unico. E insomma, estremamente citazionistico, con Tatooine, due soli, lui, sì, vestito praticamente come Luke, con la pettinatura, col droid che ricorda R2, insomma, per cui... Per me, anche questo è un signor cartone animato. Sono talmente lontano da questa cultura che continuo a chiamarli cartoni animati. Insomma, tranquillo, non si offendono i giapponesi, tranquillo. mi ha gasato, mi è piaciuto proprio tanto, mi ha riempito la bocca di soddisfazione, e ci sono tantissime storie. Perché quello che poi colpisce in tutte queste storie è che non sono così superficiali. Ed è questo. Esatto, credo, esatto. Che credo che sia una parte integrante del mondo degli anime, cioè forse funzionano anche per questo, perché non si fermano alla superficialità delle cose, ma arrivano a dei punti di emotività che spesso nelle serie magari americane non troviamo, sono un po' lasciate, no? Nel senso, sono un po' più leggere. E invece anche in questo c'è un qualcosa, il rapporto tra sorella, fratello, dove vogliono andare, anche Lope e Occio c'ha qualcosa di simile, sì, no? Sì, questo, sì, questo rapporto, questo cambio. Per cui anche qui tantissima originalità, forse questo è il più coraggioso di tutti, ecco, a dirla tutta. Sì, 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 anche dal punto di vista grafico è sì, molto potente, come dici te. Poi arriviamo al quarto, che invece è anche questo ha questo dualismo di tempo molto dilatato, molto lento, forse uno dei più Miyazaki, se vogliamo. Lo più introspettivo, sì, esatto, più introspettivo, sì. Ma dallo stesso punto, dall'altro punto di vista, invece, sembra che sia uno di quello che è piaciuto di più al pubblico, proprio per questo enorme... forse qui c'è più Giappone che Star Wars. Non... Sì, sì, ci sono molti elementi anche dello shintoismo, se ci pensi. Qui c'è lo studio Kinema Citrus, che è quello che si occupa, che è abbastanza recente come studio, perché è nato nel 2008, se non sbaglio. E altri titoli che conosciamo, sicuramente il più famoso in Italia è Made in Abyss, che è molto carino, e ci sono questi due protagonisti molto dolciosi, con questa grafica molto, molto lineare, molto colorata, sempre molto insomma piena d'azione, però come dicevi te, che ricorda vagamente Miyazaki e i lavori dello studio Ghibli, perché comunque sempre molto attenta anche alla scenografia, al fondale, a rappresentare il rapporto tra gli umani e la natura, al fatto che quando questo rapporto viene a mancare, manca anche una coerenza tra i rapporti appunto tra le persone, quindi anche un rapporto poi disfunzionale tra le persone del villaggio, quindi anche qui il rapporto della sorella che non vuole che lei si sacrifichi dopo il matrimonio, quindi dei temi che comunque vengono sempre riaffrontati in chiave diversa e magari anche più approfondita. E un altro titolo che riprende appunto da questo modo di fare di questo studio è Tokyo Magnitude 8.0, che è una storia che parla di un terremoto appunto e la divisione di questa famiglia che si trova in mezzo a questo terremoto potentissimo, che poi deve cercare di riunirsi. E in questo fatto ci si ritrova molto nella sposa del villaggio, perché uno dei temi shintoisti di base è che l'equilibrio viene ritrovato se tutti riescono a ritrovarlo, quindi non è solo una questione meramente egoistica di sentirsi superiori, perché abbiamo un rapporto diciamo più evoluto, no? Con la natura e con cosa ci circonda, ma il saperlo trasportare anche verso persone che magari in quel momento sono lontane da questa realtà. Quindi penso che sia per questo che sia piaciuto di più, perché molti anime ultimamente stanno tendendo sempre di più verso questa, tra virgolette, moda, ma non chiamiamola moda perché può sembrare poi una cosa negativa,
In realtà è un tema che sta a cuore perché ci riguarda da vicino, ci riguarda tutti, anche per la situazione attuale, e quindi è un tema che giustamente viene affrontato da più punti di vista, ed è giusto che sia così perché riesce ad arrivare a più persone in questo modo. Sì, mi trovi assolutamente d'accordo. Poi io dopo filtro dalla tua esperienza, dalla tua cultura, nel dietro le quinte, se vogliamo, di questi episodi, e lo trasporto con quello che ho visto e ho provato io. E mi ha colpito tantissimo questo episodio per la dolcezza, per questo rapporto di amore rappresentato in maniera così estremamente romantica. Lui che scala la montagna con lei sulle spalle, tutta questa cosa con questa musica bellissima orientale, dove Star Wars è veramente appena accennato, ma quanto basta per farti dire: bello, è questo universo, chissà quando è. Mi sono immaginato che questo episodio fosse ambientato tantissimi anni avanti, anche dopo la sequel trilogy, per cui molto lontano. Carino anche di parlare di questa magina, magina la chiamano? Sì, il rituale, è, esatto, che è un po' la forza, se vogliamo, se non proprio la forza. Cioè, si prendono queste licenze poetiche che però allo stesso tempo possono far parte del canone Star Wars, non essendo comunque di base un episodio comunque canonico per quello che riguarda la storyline di tutta la saga. L'ho trovato bellissimo, ci ho riconosciuto quelle cose, quelle robe lì degli anime giapponesi in cui si scava profondamente il sacrificio, lei che si sposa. Mi è venuto in mente anche King Kong da un certo punto di vista, nonostante non c'entri nulla, però sai, lei che viene data interagisce, alla bestia, no? King Kong la porta via per salvare il villaggio, per cui di base, insomma, è un'idea vista, stravista e rivista. Il tramite, però, esatto. King Kong sono questi, come si chiamano, questi briganti, con, tra l'altro, ecco, in questo caso c'è questo binomio tra disegno classico, molto standard, molto elegante, un po' alla Miyazaki, ma dico solo un po', con la grafica CGI per omaggiare e rappresentare in maniera molto accurata quello che invece riguarda Star Wars, con questa sorta di nave corelliana che è, sappiamo che è corelliana perché è molto simile al Millennium Falcon, i droidi da battaglia che sono praticamente in CGI identici, insomma, vediamo anche qualche creatura che ci riporta la saga, come, se non ricordo male, l'Abyssin e il Twi'lek, che sono insieme a questo barone, non mi ricordo come viene chiamato, e poi c'è la parte azione che dura poco, ma quel poco è assolutamente strepitoso ed esaltante. Ritroviamo i tacchi stavolta i tacchi sono piaciuti tantissimo, con un senso cinetico non indifferente, tanto che nel momento in cui il barone sta per uccidere, mi sembra che sia la sorella, se non sbaglio. Sì, sì, la sorella. Giusto, la sorella, la protagonista si mette in posizione, la scarpa si modifica per dargli più spinta. Esatto, e sembra quasi che voli. Mamma sì, mia, fantastico. Quella scena è spettacolare, con la katana laser fatta e finita, per cui non è tonda, ma è proprio sottile, gialla, con la forma della katana. Esatto. E gli taglia il braccio, e anche il taglio dell'arto è un marchio di fabbrica della saga di Star Wars. Per cui, insomma, molto molto bello, e anche questo più lo si guarda e più lo si apprezza, io trovo questa cosa qua. Siamo contenti tutti, anche a te sono piaciuti tantissimo, mi sembra di vedere la... Non riesco a trovare una critica da fare su una cosa che percepisco comunque come una specie di work in progress e di esperimento, no? Come hai detto te, bravissima. Queste sono delle visioni e sono molto personali, tra virgolette, no? Personali per ogni studio che ci ha messo le mani sopra e che ha dato la sua speciale impronta, come se fosse un imprinting appunto ricevuto da parte di Star Wars, che loro hanno voluto riversare in qualcosa di nuovo e unico. Quindi viene difficile da criticarlo, ecco, è più una cosa da dire wow, perché non ne fanno ancora, ecco. Anche perché, cavolo, non avrebbe avuto successo neanche What If, altrimenti, no? Perché creare una cosa che prende una cosa che è già successa e ti dice ma se fosse andata in maniera diversa? È molto bello da analizzare, e non solo, la Disney questa cosa l'aveva già fatta anche per dei romanzi
che ho ritrovato ultimamente, che riprendevano appunto i classici Disney e ti dicevano: e se la Bella Addormentata non si fosse mai svegliata, oppure se Aladdin non avesse mai trovato la lampada, e da lì inizia la storia. Quindi, perché se in questo modo, se Star Wars fosse stato visto in maniera diversa, che cosa sarebbe successo? Questi episodi. E tra l'altro, nella saga è già, cioè, ci sono i What If, sono fumetti, tra l'altro disegnati, sì, dal nostro Davide Fabri, che saluto sempre, che è un amico, è un mio vicino di casa di Forlì, per cui romagnolo come noi, ha realizzato appunto gli Infinities, che si trovano, se non ricordo male, nella collana uscita con la Gazzetta. Sì. Dovrebbero anche fare delle ristampe, stando a quello che mi dicono, e sono praticamente la trilogia classica completamente rivisitata, come se gli accadimenti iniziali di Annie Hope fossero stati completamente diversi. Non vi sto a spoilerare, però, esatto, è esattamente la trilogia classica completamente diversa. Cosa succederebbe se questa cosa non fosse successa durante Una Nuova Speranza? E da lì si va avanti. Per cui è una roba provata e testata, ecco. E qui forse abbiamo andiamo nel quinto episodio, che è il nono Jedi, che è probabilmente quello che si è preso più libertà per quello che riguarda le regole del simbolo principale della saga di Star Wars, ovvero la lightsaber, la spada laser. Esatto. Nel nono Jedi, altro episodio assolutamente graditissimo, ci sono un paio di idee che per me sono la fine del mondo. Anche qui c'è qualche rimando agli ultimi Jedi con la battaglia di Krayt, ma non per la battaglia, ma per l'ambientazione. Vediamo queste immense catapulte, anzi fionde, che tirano questi magli oltre l'atmosfera, in orbita, e vanno a pescare gli anelli, le pietre che formano gli anelli, tipo quelli di Saturno, al cui, sì, interno ci sono i cristalli Kyber, per cui li pescano e se li portano giù. Questa cosa per me è di una bellezza incredibile, ce lo fanno vedere, ci fanno vedere questa inquadratura in cui si vede questo, come si chiama, asteroide col, sì, cristallo Kyber all'interno. Tutta la fila. Ed è già questa è un'idea, secondo me, bellissima, e spero che verrà utilizzata magari anche nel canone o in live action, mi piacerebbe tantissimo vederla. E poi si va con una storia che è abbastanza interessante, vediamo questo forgiatore di spade, questo costruttore di spade, per questi Jedi che sono, in realtà non sono neanche Jedi, sono persone sensibili alla forza, che vengono convocati da un personaggio molto particolare che a primo acchito, ed è fatto apposta, vi dà l'idea che faccia parte del lato scuro. Esatto, sia tutto un trappolone, esatto. Palese. E poi, insomma, non voglio neanche spoilerare, però ci saranno diversi plot twist molto interessanti. Per quanto sia estremamente Star Wars ed estremamente lontano dagli eventi anche della sequel, perché anche qui si parla di è da tantissimo tempo che non ci sono i Jedi e non hanno le loro armi, per cui è un ritorno, no? Se vogliamo, all'arma classica di Star Wars, c'è questo racconto di come funziona la spada laser, che è totalmente nuovo, non ha, sì, nulla a che fare con quello che abbiamo visto, e a parer mio è estremamente affascinante. Per cui, spada laser, se non sei ancora pronto, la spada ce l'hai, ma non ha alcun colore, è trasparente. La puoi decidere se farla corta, puoi decidere se farla lunga, sempre maneggiando l'Elsa, e diventa del colore che rappresenta la tua anima, il tuo far parte del lato chiaro e del lato scuro, quando, sì, sarai pronto. Per cui giocano su questa cosa ed è fondamentale. Bella. Poi il plot twist che vedremo più avanti. Bellissimo, esatto. Ed è uno di quelli in cui molti dicono: ma io adesso voglio vedere poi, cioè io ne voglio ancora di questa storia. Esatto, esatto. Che anche qui dietro c'è uno studio importante, perché è Production GI, o insomma IG, come si voglia chiamare, e abbiamo Kenji Kamiyama, che ha sia trattato Ghost in the Shell che Psycho Pass, perché diciamo più verso le cose recenti. Chiaramente una cosa che forse non tutti sanno è che questo è lo stesso studio che ha creato la scena di animazione che vediamo in Kill Bill, quindi non una cosa, insomma, che non rimane impressa, almeno per me quella parte lì è stata
assolutamente una genialata da parte di Tarantino. E anche qui un altro tocco di stile, nonché di grande attenzione ai dettagli, come dicevi te prima, la colonna sonora che è stata registrata al Musakasi Symphony Hall di Kawasaki in Giappone. Quindi anche questa attenzione proprio alla colonna sonora, alla musica, il fatto che si sente da Dio, cioè se uno si mette anche lì con le cuffie e lo riascolta magari solo per la musica, è fantastico. C'è un impegno, secondo me, dietro ogni episodio c'è un impegno che dimostra veramente l'amore e la passione per questi studi, per la saga, sì, di Star Wars. È proprio ti investe su questo, può piacere o meno, ma non si può dire che questo sia un progetto fatto in modo superficiale e giusto per essere fatto. Per esatto. Cui, come dicevi prima, io credo che debba essere, cioè bisogna approcciarsi a questa serie con con rispetto e anche con un minimo di comprensione in più. Non dovete fermarvi all'idea di vedere Star Wars, ma dovete capire che è un enorme regalo da parte di Lucasfilm a gente, a studi di anime che fanno cose molto diverse, ma che possono anche essere molto simili. Per cui, esatto, se siete un amante degli anime, potrete avvicinarvi di più a Star Wars, e se siete un amante di Star Wars, potrete avvicinarvi un po' di più al mondo degli anime. Che anche questo penso sia stato uno degli scopi di questa serie. Assolutamente, assolutamente. Poi cambiamo, arriviamo al sesto episodio, uno di quelli che mi ha... È più carino, ammettilo. Sì, ma non so neanche dire, perché sono tutti veramente belli e carini, però questo mi ha... Guarda, dico una roba che non so neanche quando abbia senso, però mi ha coccolato, mi ha accompagnato in questi 15 minuti in una sensazione veramente che non provavo da quando ero piccolo, ma lo dico in maniera onesta. Sì, sì. La musica, al di là che non ha niente a che vedere con quello che è Star Wars, ma ti porta in questa sorta di limbo, di viaggio nel tornare bambini, ma molto piccoli, non vi sto parlando di ragazzini, proprio quasi ci riporta nella culla e ci fa vivere questa storiella. Anche questa molto potente, con citazioni molto interessanti, molto rivista, estremamente citazionistica per quello che riguarda Astro Boy. Sì, Astro Boy. Credo che sia anche è molto simile. Sì, sì, sì. E ho scoperto, tra l'altro, con piacere, perché io non sono un cultore, un conoscitore di tutto quello che è anche la parte graphic novel, fumetti, vi dicendo, li ho letti, ma non sono un cultore di queste cose qui, e ho avuto questa percezione che fosse un qualcosa che fosse legato a Moebius, no? Nonostante sì, fosse molto distante, in realtà ho scoperto che tutta la parte scenografica, tutti gli sfondi sono stati fatti perché ispirati da Moebius. Esatto. Per cui credo che per un non cultore come me, se ha percepito questa cosa, significa che il lavoro è stato fatto in maniera ottimale. Eccellente, esatto. Eccellente. Sì. E la musica, il sottofondo, il sonoro e la dolcezza di questo vecchio con questo Pinocchio, questo bambino molto sì, simile anche a Pinocchio, ambientato in questa saga dove lui sogna gli Jedi, dove lui ha tutti questi disegni dipinti nella cameretta, mi ha veramente emozionatissimo, cioè mi ha emozionato tanto, ma non so neanche perché, mi ha proprio avvolto in questo calore infantile che non mi aspettavo, onestamente non me l'aspettavo. Poi, bellissima il nome, che sarebbe T0B1, esatto, T-Obi-Wan, sì, esatto, citazione voluta, bellissimo anche l'inquisitore, il design con questi denti neri, la lightsaber, lui che diventa un Jedi, il dramma che vediamo anche durante la puntata e il vecchio che gli dice io sono un tutt'uno con la forza è con me, citando Rogue One, insomma sì, anche questo secondo me è un gran lavoro, veramente veramente molto carino. Sì, è come dici te, l'atmosfera che crea è una sorta di protezione, no? All'inizio ti fa sentire protetto dentro questo ambiente che appunto è un ambiente di laboratorio, se ci pensi, perché loro stanno cercando di ricostruire la vita da zero, e poi l'improvviso, no, ribaltamento della cosa con lui che apre questo vaso di Pandora, che in realtà è una navicella, e purtroppo attira i nemici su di loro. In quel momento lì c'è, diciamo, la transizione
classica, no? Di quando anche in un romanzo, come dicevi te, Pinocchio, da quando un bambino capisce che sta per crescere, quindi diventare grande, e quindi tutto quello che questa perdita di questo senso di protezione e anche il voler fare qualcosa per la persona che si è preso cura di te e che ti ha insegnato appunto tutto quello che sapeva. Quindi è sì, una bella dimensione. E poi è nonostante sia pesante, perché poi per colpa sua il nonno fa la fine che fa, che non vediamo, attenzione, perché poi nonostante la storia sia pesante, non ti trasmette mai il dolore, non so come l'eccesso del dolore, sì, non vedere la cosa. Cioè, è come se sapesse che chi guarda questa puntata sono dei bambini che non sono ancora pronti per vivere quel tipo di dolore. E io credo che in un contesto simile di 9 episodi ci volesse un qualcosa di questo tipo. Io credo di averlo compreso e mi ha colpito, forse è stato uno di quelli che mi ha colpito, lo dico per tutte alla fine, che mi ha colpito veramente di più, tantissimo e in modo estremamente profondo. Mi è piaciuto tantissimo, sì, veramente tanto. E sono quelle musiche che vorrei riprovare. Sai che cosa? Mentre tu mi stavi parlando ho fatto un collegamento assurdo che non c'entra nulla, vai, ma che già quando l'ho visto stavo cercando, dice, eppure mi porta alla mente qualcosa, i Barba Papà. È assurdo, anche perché i Barba Papà non sono tutto tranne che anime, però quell'atmosfera infantile che ti trasmette il Barba Papà, quella sicurezza, me l'ha trasmesso questo. Per cui è un misto, nella mia testa, un misto di Astro Boy, Pinocchio, Moebius, Barba Papà e Star Wars. Una roba. qui è uscito il tuo lato paterno. Mamma mia, pazzesco, incredibile. Bello. Bene. E invece poi viene subito stroncata questa, quando si passa all'episodio successivo, che dice proprio l'atmosfera un po' diversa. Torniamo con i piedi per terra e posso dire con tranquillità, dopo che è passata una settimanina, dopo che li ho visti più volte, che questo è l'episodio che mi ha dato meno. Ok, perché ok. È probabilmente veramente il più, è 50%, direi che è un buon 90% Star Wars, è un 10% molto importante cultura giapponese, o meglio, Star Wars ambientati in un paese giapponese. Sì, questo è, sì. C'è molto giapponese, ma è molto macchiato di Star Wars. I personaggi sono Jedi, sono palesemente Jedi, tra l'altro uno dei due ricorda tantissimo, anzi, è Qui-Gon che ricorda questo personaggio qui, perché è molto giapponese Qui-Gon. È classico Jedi e Padawan, arrivano su questo pianeta, cioè sentono, percepiscono qualcosa di oscuro che poi subito svanisce, e proprio il fatto che si svanisce fa venire in mente al protagonista che è svanito perché è stato quello che ci ha trasmesso l'oscurità a voler non trasmettercela più, per cui probabilmente l'unico che può farlo è un Sith. Bellissimo questo collegamento, e alla fine vediamo questo personaggio strepitoso, uno dei più belli dei 9, secondo me il vecchio è bellissimo, ma secondo me purtroppo, e anche qui un po' mi girano le scatole, viene messo in campo questo personaggio interessantissimo, anziano, il classico saggio giapponese ma in versione malvagia, che però si racconta una sua superficie che però è talmente affascinante che ha la necessità di scoprirne di più e non ti viene data. Esatto, per cui, sì. Il suo modo di morire, i suoi occhi completamente neri con gli occhi Sith, le due mini katane rosse, che anche qui in particolare non hanno la spada laser, se voi guardate nei film, ed è una cosa che solo i grafici che poi la vanno a replicare se ne accorgono, altrimenti non vi rendete conto, la spada laser non è rossa o verde o blu, la spada laser visivamente è bianca con l'alone blu, con l'alone rosso e con l'alone verde. E invece qui è rossa, le due spadine laser sono completamente rosse con la luce rossa, e mi sembra che anche la spada laser blu del Padawan sia blu con l'alone blu, per cui c'è questo tipo di differenza. Questo sì è quello che mi ha lasciato meno, perché l'ho visto estremamente canonico, nel parlare anche con Francesca, che saluto, lei diceva potrebbe tranquillamente essere uno spin-off di Clone Wars che non se ne accorgerebbe nessuno, ecco, diciamo così. Ed è sempre, correggimi se sbaglio, dello studio Trigger. Sì, è sempre dello studio Trigger, e nella versione inglese, se non sbaglio, troviamo anche la voce di Hopper, ovvero di David Harbour,
che doppia aiuto il mentore, sì. Okay. E, sì, la sensazione che hai descritto è perfetta, nel senso che ti lascia un po' insoddisfatto alla fine, che dici avevo bisogno di sapere qualcosa in più e magari, ecco, si poteva appunto, quella cosa che non fa nemmeno nei gemelli, secondo me, è arrivare da un punto a un altro e raccontarti una storia compiuta, invece sembra proprio l'inizio di una serie, capito? Una serie a sé stante che dici, ok, quindi adesso che cosa sta per succedere? Sì, quella sensazione te la dà. Sembra una sorta di cartoline. Non ha tanto, come posso dire, non ha tanto core, non ha tanta roba da raccontare, mette in campo alcune cose neanche tanto interessanti, tranne il vecchio, e poi le lascia lì, ma il tutto viene raccontato in maniera molto visiva, con questa scalata della montagna, con le bandiere giapponesi, con questo rapporto, tutta la scenografia bellissima, l'astronave con questo design particolare, vi dicendo, ma non c'è tanta roba in più, ecco, mette sul piatto un qualcosa di interessante, ma non ci dà il tempo di approfondire. È assimilarlo. Un prologo di una storia che chissà, vedremo nel futuro. Una cosa che ti volevo chiedere è, so, per esempio, in maniera totalmente inaspettata, che uscirà un romanzo tratto da Duel, del Ronin, un romanzo, un libro. Che non mi aspettavo una cosa simile. Secondo te, vedremo i sequel di questi episodi o in Visions 2 invece saranno 9 completamente nuovi? Allora, è una bella domanda, nel senso, io mi aspettavo che un seguito, per esempio, anche per Love, Sex, Death and Robots, la serie di Netflix, che comunque era sempre antologica e aveva sfruttato questo, no? Questa sorta di prodotto narrativo, però... qui, come dicevamo, appunto c'è tanto, no, di rimasto in sospeso, quindi sì, una cosa intelligente sarebbe continuare queste storie qua, anche perché forse è anche più facile riprendere questi personaggi che crearne da capo di nuovi, magari. Ma tu lo vorresti? No? Tu lo vorresti? Sì, assolutamente sì. A me non mi dispiacerebbe neanche lasciarli così e vederne nuove di nuove. Io sarei più ingordo di vedere altre cose. Però è logico che se facessero i sequel, magari non di tutti, anche di alcuni episodi, li guarderei con molto attenzione. Una cosa mista, dai, sarebbe un buon compromesso. Potrebbe anche aver senso in realtà. Sì. Arriviamo all'ottavo episodio, anche questo uno dei più graditi, soprattutto dagli appassionati, mi viene sempre da definirli hardcore del mondo anime, hardcore, tipo, sì. Molto, molto più classico. Io l'ho definito una sorta di veramente la Mu come design, mi sembra molto quello che andava negli anni 80, no? Degli anni 80, sì. Molto più semplice. Non dico Gigi la Trottola, però per intenderci quella roba lì molto standard, no? Sì. Che è l'Ope Ocho, che d'altro canto è forse uno di quelli che colpisce qui a fondo, colpisce decisamente, anche perché parte con un'atmosfera divertente, di unione, di questa creatura umana coniglio, che viene presa in adozione da questa famiglia molto particolare, con questo capo famiglia gigantesco, con questa cicatrice nell'occhio, classica alla Tana delle Tigri, in cui tinta unita questa X che non fa schifo, ma ci racconta che non ha un occhio, in maniera molto comica, con questo rude capo famiglia, eccetera, eccetera, e la figlia che quasi in stile la Mu dice: no, dai, prendiamola, super, super anime anni 80. Sì, esatto. Vanno in spiaggia, si fanno fare la foto olografica dal droide, logicamente sempre presente, e poi da lì in poi invece comincia il dramma vero e proprio, che va a finire veramente in una situazione di divisione molto drammatica e di dramma pesante. E questa cosa a me è piaciuta tantissimo, cioè questo passare dalla leggerezza a qualcosa di più pesante, solo i giapponesi sono in grado di farlo. Sì, diciamo che fai conto che questo studio enorme... qua... Sì. Aspetta, ti avevo perso. Questo studio qua è già uno studio, no? E ha fatto due lavori che in Italia sono poco conosciuti. Uno si chiama Golden Kamuy e l'altro Pet. Pet forse è recuperabile su Amazon Prime. E si riallaccia un po' alla filosofia di base di questo, perché racconta
esperti di arti marziali che affrontano il nemico tramite la lettura dei loro migliori e peggiori ricordi, quindi sfruttano questa cosa qui per indebolire il nemico. E si chiamano pet appunto perché vengono ridotti a uno stato, diciamo, quasi vegetativo, perché per renderli dei guerrieri perfetti devono essere senza memoria, quindi senza ricordi riescono a combattere meglio, a essere freddi e distanti, che è un po' una cosa come succede in questa puntata qua, se ci pensi, con lei che dice no, io mi devo staccare dalla mia famiglia perché lui sta portando in una direzione sbagliata, e in un certo senso è come se rinnegasse anche tutto l'affetto, e il padre che dice alla fine io con te ho sbagliato, quindi sì, qui proprio di momenti drammatici proprio a non finire. È molto pesante, a me tra virgolette mi ha fatto male, anche perché alla fine il padre, il capofamiglia, quando gli viene tolta la vista anche dall'altro occhio, sorride e dice una frase bellissima che non ricordo, ma dice: ecco, adesso non posso neanche vedervi, non posso più vedervi. Per cui, insomma, e anche qui, anche questo è un mega prologo in cui veramente c'è la necessità di capire cosa succederà. E tutta questa puntata viene realizzata in un contesto visivo che è palesemente Rogue One e Solo. Per sì. Cui io, che adoro follemente questi due film allo stesso modo, l'ho sentito parecchio. Anche bellissima questa reinterpretazione, se vogliamo chiamarla reinterpretazione, della forza, del Jedi, del tramandare sì. La spada, gli viene data questa lightsaber dal design veramente antico giapponese, sì, che non sì. Ha nulla a che vedere con la fantascienza che ci rappresenta Star Wars, sotto il simbolo degli Jedi, che in questo caso però non viene chiamato come simbolo degli Jedi, e la dà a lei, la dà alla figlia adottiva, non la dà alla figlia di sangue. Mi ha fatto anche arrabbiare, mi ha dato fastidio questo litigio che loro fanno dopo che fanno esplodere, dopo che il padre in questa decide compiere questa piccola rivoluzione contro l'impero, distruggendo più possibile. Intanto c'è l'inquadratura che da 7 anni prima c'è il mare blu, 7 anni dopo c'è tutto l'olio nel mare, sì. Che sta rovinando questo pianeta, e anche qui il discorso ecologico non è proprio attuale. Esatto. Per cui vedere questa cosa, questa separazione, questo litigio con un gruppo che tiene fermo la figlia, l'altro gruppo che tiene che tiene fermo il padre, nel mezzo dell'esplosione, che litigano in maniera molto familiare, non è un litigio casuale, sì, esatto. È proprio padre e figlio che litigano, e sul momento, siccome arriva dopo la parte comica, la parte rilassante, io ci ho messo un po' a percepire la drammaticità della loro discussione, per cui dicevo, va, è un po' la classica, no, il classico litigio, la ramù, che dopo si prendono a botte, fa ridere. Sì, esatto. E mentre parla lei, mentre discute lui, gridando, si capisce che nessuno dei due è disposto a cedere al terreno. Esatto. Per cui lì ho cominciato a dire, ah, però non è così stupido come era prima, fino ad arrivare alla parte finale. Anche il taglio dei capelli, anche qui ne parlavamo con... Simbolico, sì. Sì. Che tra l'altro avviene anche nella sposa, sì. La sposa del villaggio. Si tagliano i capelli perché è un momento, credo che sia, correggimi se sbaglio, almeno Francesca mi aveva spiegato così, è un po' una simbologia che spiega quando racconta una donna che diventa donna dalla esatto. Sì, richiama anche un po' il tema della missione del samurai, anche i samurai per esempio, no? Il capello veniva tagliato in un momento di sconfitta. Quindi era un gesto simbolico anche in quel caso lì, no? Un guerriero che riconosce la sconfitta e deve riniziare da zero. Quindi anche da qui deve riniziare da zero anche con i capelli. Quindi il taglio simbolico del passato, del capello che ti ha accompagnato fino a quel momento, che sono chi eri tu nel passato, e il passare a un'altra persona, quindi una persona che rinizia da quel momento lì. Quindi sì, è molto simbolico, no? In Giappone il taglio dei capelli è importante, diciamo, non è una cosa, come tutte le cose sono molto molto curate, molto pensate, ecco, non sono gesti a caso. Esatto. È molto giapponesi, cosa che Visions sta trasmette proprio a gran voce. Arriviamo alla fine, ultimo episodio, non per questo il più brutto, anzi il più forse è quello che merita più tempo, va visto più volte, sì, va compreso, sì. E va goduto, perché è forse
insieme al primo, il più curato, secondo me, da un certo punto di vista. Akakiri è questa nebbia rossa che vediamo in continuazione, soprattutto nella parte finale. A livello di ambientazione, di colore è strepitoso, soprattutto tutta la parte finale è ambientata in questo tramonto di questo Giappone feudale con questo Star Destroyer, per cui qui abbiamo proprio Visions nel senso più stretto della parola. Un design che mi ha ricordato sia il mondo anime, logicamente, ma mi ha ricordato anche un po' lo stile Disney, se vogliamo. Sì, ricordato un po' Mulan, questa sorta di... il finale, quando lei arriva, c'è qualcosina, forte, esatto, questi due personaggi ispirati, a detta dal regista, a R2-D2 e C3PO, li riconoscerete perché uno è basso e tozzo, l'altro è magro. L'altro è alto, sì. Che accompagnano in questo piccolo viaggio, per quello che vediamo noi, perché sono 14 minuti, ma questo lungo viaggio abbastanza riflessivo dei personaggi attraverso queste vallate strepitose, questo design molto molto particolare, fino ad arrivare un po' alla resa dei conti che ci riporta alla mente Revenge of the Sith, dove lui... ve l'abbiamo spoilerato praticamente, per cui continuiamo. Dove lui praticamente è già uscito da una settimana, l'avrete visto. Questa cosa non è spoiler free, questo video. Questo no, decisamente no. Dove lui alla fine decide di passare al lato scuro per, insomma, salvare la propria amata, più o meno così. Ed è molto singolare questo Sith indistruggibile, che è una donna corpulenta, molto grossa, un donnone con gli occhi rigorosamente Sith, apparentemente veramente imbattibile, e c'ha una particolarità anche qui, che non è molto Star Wars, ma è molto, l'ho detto anche nelle altre live che ho fatto fino adesso, molto Bruce Banner, cioè il protagonista è un Jedi, di fatto, ma ha questi attacchi di lato oscurismo, li ho chiamati così. Sì. Per cui... il richiamo, diciamo. Esatto, il richiamo del lato oscuro, come per Bruce Banner quando si sta per trasformare in Hulk, ma poi si contiene. Lui si tiene tranquillizzandosi, è bellissima questa inquadratura che va negli occhi, e come Bruce Banner ci fa vedere la pupilla che diventa gialla e rossa, no? Per cui quando diventa Sith diventa molto più cattivo, violento e via dicendo. La cosa che mi ha colpito di più e che non mi va via, non c'è verso di farmela andare via, è il reparto musicale di questo episodio, che è importante, che te ne sei accorto. È totale, non ha nulla a che vedere con Star Wars, anzi è molto più tribale, direi che proprio tribale gli si addice tantissimo. E non mi si leva dalla testa, non mi si leva proprio. Queste percussioni continue molto veloci, molto sincopate, che ci accompagnano all'azione o nel momento in cui lui sente questo lato scuro che lo invade, e tutto insieme a questa atmosfera incredibilmente particolare e originale. È uno di quelli che più vado avanti, più ne parlo e più lo riguardo, e più sale la classifica. Cosa ne pensi? Ho capito. Allora, qui mi riallaccio al discorso che facevo prima, ovvero che lo studio Science Aru è uno dei migliori da questo punto di vista, perché anche se è molto recente, si parla del 2013, è fondato da Masaki Yuasa, che è un pazzo però nel senso buono della parola. Pensa che ha scelto questo nome perché Saru in giapponese è scimmia, e lui quando si presenta sempre sotto forma di un disegno che assomiglia molto a una scimmia, perché lui si vede un po' così, no? Un po' epilettico, un po' pazzo, che va da una parte all'altra. E è uno studio di quelli, tra quelli presenti in questi episodi, che ha vinto davvero tantissimi premi, sia soprattutto in Giappone ma anche all'estero, perché non solo per l'animazione, come dicevi te, ma anche e soprattutto per le colonne sonore, per lo stile che è comunque disegnato in maniera tradizionale, quindi è tutto disegnato a mano. E se prendiamo la storia dello studio, questo studio ha iniziato facendo come primo lavoro un episodio di Adventure Time, quindi pensate, è una cosa lontanissima, che è quello che si chiama Food Chain del 2014, se non mi sbaglio. Non solo, ma è anche lo studio che è dietro Devilman Crybaby, quindi
una cosa invece molto più oscura, cioè pensa a Adventure Time, mettici accanto a Devilman Crybaby e dici ok, cosa mi sto perdendo? Perché proprio il fondatore è così, riesce a fondere perfettamente questi due tipi di elementi molto diversi. E un'altra dimostrazione l'ho avuta a Venezia quando ho visto Inuo, che è l'ultimo lavoro che farà, spero non l'ultimo davvero, ma uno degli ultimi di cui si occuperà Yuasa, che è fantastico perché fai conto che racconta la storia degli Eike, di questa diciamo famiglia scomparsa, non famiglia però proprio come se fosse un'etnia scomparsa in Giappone, e questi due personaggi che si incontrano per riportare alla pace, diciamo, questi fantasmi che sono morti in questa battaglia, e c'è, ed è praticamente un anime musical, quindi una cosa potentissima da sentire a pieno volume, perché al cinema è stata un'esperienza fantastica con la sedia proprio che ti tremava sotto il sedere, e fantastico perché appunto ha raccontato la storia di questa popolazione degli Eike che viene distrutta e non trova pace, e si ritrova tutto in un personaggio che è praticamente una sorta di mostro che si ricopre con una maschera con la zucca, no? Che è anche questo un simbolo del Giappone, che è questa zucca molto tradizionale, quella che si vede persino nei videogiochi, che è quella da dove bevono il liquore, quella zucca a forma di otto, fai conto. Ah, ok. È spettacolare perché ogni canzone che tirano fuori e ogni ballo che fa questo personaggio è come se guarisse se stesso e anche questi fantasmi, che praticamente è come se lo abitano, che non lo vogliono mollare finché non risolve la storia. E in Akakiri, diciamo, questa cosa torna un po' di sottofondo, perché anche lui è appunto come se fosse marchiato dal lato scuro, no? Che non lo vuole mollare finché non riesce a portarlo alla sua parte. Alla fine ci riesce, però lui dice una cosa importante, dice alla fine: io ho fatto quello che doveva essere fatto. Che cavolo, cosa poteva dire di più? Cioè, si è sacrificato per amore, se questo è passare al lato scuro, va bene. Beh, sì, questo secondo me è un grande pregio di questa serie, che non è quello che sembra, è un solito discorso, non si può prendere un progetto simile così. È uscito su Disney Plus, Vision di Star Wars, me lo guardo, ma questo non è Star Wars, no, che brutto. Hai fatto un riassunto perfetto, devo dire. Purtroppo. La reazione generale è stata questa. Molti si approcciano a certi prodotti a questo modo. Per me questo è proprio un prodotto molto particolare, e bisogna conoscere un po' tutto quello che c'è dietro, secondo me, che non è tantissimo, però bisogna veramente comprendere alcune cose per potersi godere visivamente e soprattutto a livello narrativo, perché secondo me ognuno ha qualcosa da dire e non è così tanto facile. Giusto il vecchio, secondo me, ha ben poco da dire, ma tutti gli altri hanno veramente qualcosa da dire. E va assolutamente apprezzato, bisogna imparare ad apprezzare queste cose, perché secondo me dovrebbero farne un pochino di più, però vabbè, insomma. Aspettiamo, vero, sì, poi vabbè, noi magari tu sei appassionata, mi sembra di capire che sei appassionata sia di Star Wars che di anime, per cui sì. Con noi come vedi ci sono fumetti dietro, Lego, vedo le scatole di Lego, direi che insomma siamo sullo stesso piano. No, secondo me, insomma, spero, io lo dico questo anche perché voglio convincere voi a guardarlo e far sì che in Disney dicano: ah, ha funzionato, facciamone ancora, perché se poi lo guardate in maniera superficiale e non andate oltre alla terza, quarta puntata, perché molti si fermano lì, esatto. È un peccato non dare la possibilità a chi gradisce queste cose, a chi ama questo genere di messaggio e di linguaggio, di non poterne vedere altri. Per cui, sì, da quello che ho capito, non dovrebbe essere un grosso problema, perché lo streaming non è il cinema, per cui io mi auguro, se non direi che sono quasi certo, che vedremo nel 2022 un Visions 2. Cerchiamo di capire, Lorenzo, sì, se saranno seguiti di questi episodi o faranno tabula rasa e faranno altri 9 episodi di altri 9 studi diversi, o 5 o 6 o 7 studi diversi. Ecco. Mi terrò informata.
Vi salutiamo, grazie mille Lauren per essere stati grazie qui, a te, con no. noi, ma tanto facciamo parte della stessa famiglia, per cui siamo qua. E ci vediamo alla prossima. Ciao, a ciao. Presto, ciao.